Maurizio D'Antonio, presidente dell'associazione Cava Sviluppo, che scende ancora in campo per la beneficenza. Cava Vino, che iniziativa si tratta e qual è la finalità che si è posta? Allora, l'iniziativa, l'evento Cava Vino è nata da un'idea di un nostro associato, Luigi Di Marino, il quale ha avuto l'idea di promuovere il vino del nostro territorio. E noi abbiamo abbracciato in pieno questa sua idea e abbiamo fatto questo evento. Un evento che va a premiare per un concorso fotografico ragazzi di Cava, di Salerno, della provincia di Salerno, e nel contempo il ricavato verrà dato alle scuole Balzico e Papa Giovanni XXIII per allestire due aule per bambini autistici. L'appuntamento è dal 22 al 24 ottobre, in quale parte precisa di Cava? Senti, il percorso è praticamente al centro di Cava, sotto i portici, ci saranno gli allestimenti di tutte e 13 cantine salernitane. E poi ci sarà un punto ristoro che sarebbe Palazzo San Giovanni e la mediateca Marte. Ci saranno dei convegni a tema, tutte e tre le serate. Cava Sviluppo scende di nuovo in campo per un evento benefico. Quanto è importante creare una rete di impresa tra l'associazionismo come fa Cava Sviluppo e soprattutto quanto è importante prefiggersi obiettivi di natura di solidarietà? Innanzitutto è importante, oggi si parla molto di reti di impresa, noi in Regione abbiamo proprio implementato questo tipo di programmazione e di iniziative volte proprio a creare reti di impresa e non a caso i bandi per le piccole e medie imprese sono orientate proprio verso l'associazionismo di imprese per sviluppare ancora di più e per dare la possibilità soprattutto ai giovani di trovare un po' di occupazione. Premesso questo, applaudo questa bellissima iniziativa di Cava Sviluppo perché innanzitutto dà una promozione sul nostro territorio, promuove naturalmente un aspetto importante dell'alimentazione che è il vino. Abbiamo delle aziende vinicole importanti in provincia di Salerno, molte volte non vengono valorizzate, abbiamo soprattutto alcuni territori che danno produzione di vino. Abbiamo delle aziende vinicole importanti in provincia di Salerno, molte volte non vengono valorizzate, abbiamo soprattutto alcuni territori che danno produzione di vino di alta qualità e con produzione senza aggiunte di solfiti, quindi veramente biologici, dal punto di vista proprio del 100% biologici. E quindi questa iniziativa va proprio nel senso innanzitutto di promuovere queste aziende sul nostro territorio salernitano. Poi ho visto che c'è anche il discorso gastronomico della ristorazione del nostro territorio e ci sono ottimi ristoranti che comunque vanno nel senso della qualità del prodotto. Io insisto sempre con i ristoratori, dovete confrontarvi con la qualità, quindi qualità è importantissimo per attirare turisti e farli venire soprattutto nel nostro territorio cavese come in questo caso. Poi c'è il discorso dell'agricoltura, anche questo in Regione ha affrontato il discorso dell'agricoltura, abbiamo fatto una legge sull'agricoltura sociale, ma un'agricoltura che rivuole i giovani, ma non nel senso tradizionale dell'agricoltura, perché mo si è trasformata l'agricoltura, però alcuni giovani possono dedicarsi all'agricoltura avendo anche dei piccoli appezzamenti di terreno, ma non sfruttati, quindi un ritorno diciamo, quindi all'agricoltura come economia e quindi come anche possibilità per i giovani di trovare un lavoro. E in ultimo c'è questo aspetto importantissimo della solidarietà, che sul nostro territorio non manca, devo dire, e quindi anche questa è una cosa bella che Cava Sviluppo non è la prima volta che lo fa, ma che dedica un aspetto importante ai meno ambienti, a coloro i quali soffrono, soprattutto per la crisi nazionale e